L'Africa è un continente compatto, separato dall'Asia e dall'Europa, rispettivamente dal Canale di Suez e dallo Stretto di Gibilterra. È il continente più grande al mondo ed è secondo per numero di abitanti solamente all'Asia. È diviso in 54 stati. E il suo territorio ha una forma triangolare. Le cose sono bagnate a nord dal Mar Mediterraneo, a ovest e a sud dall'Oceano Atlantico e a est dall'Oceano Indiano. Il suo territorio, come dicevo prima, è divisa dall'Europa e dall'Asia, rispettivamente dallo Stretto di Gibilterra e dal Canale di Suez. Il suo territorio è prevalentemente montuoso e comunque c'è una buona presenza anche di basi taurati e altro. Sul suo territorio sono inoltre presenti alcuni tra i più importanti deserti al mondo, come il deserto del Sahara, uno dei più importanti del continente. E sul suo territorio inoltre sono anche presenti dei fiumi che, anche se in quantità minime, quelli presenti sono alcuni dei più importanti al mondo, come il Nilo e il Niger e il Congo. E il territorio presenta inoltre una grande varietà di climi. L'Africa è divisa da 3.000 gruppi etnici. A nord ci sono i berberi di carnagione più chiara, mentre a sud, nell'Africa subsahariana, ci sono gli arabi di carnagione più scura. L'arabo è l'idioma più diffuso, mentre le lingue coloniali sono l'inglese, il francese, lo spagnolo e il portoghese, e le lingue ufficiali sono in alcuni stati. Mentre la religione più praticata è quella musulmana, e il cristianesimo è stato diffuso in Etiopia nel IV secolo d.C. Allora, la popolazione supera i 929 milioni di abitanti, la distribuzione sul territorio è poco omogenea e tre quarti della popolazione si concentrano soprattutto sulla costa mediterranea, mentre le zone meno popolate sono quelle in corrispondenza del deserto, dove vivono tribù nomadi. L'insediamento prevalente rimane quello rurale, anche se negli ultimi anni è molto diffuso il fenomeno dell'urbanizzazione. Le grandi metropoli sono circondate da grandi periferie degradate, i bottom wilds, e i più grandi agglomerati urbani sono quello del Cairo, Kinshasa e Lagos.